東に向いてるライン目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら昨日の暗闇を濡らしてた雨音かすかに思い出し。Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wild Life, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime, manga e Giappone. Oggi con me c'è di nuovo Laura, dopo tanto tempo. Ciao a tutti. E Laura, per chi non la conoscesse, comunque c'è stata anche in qualche puntata precedente a farmi compagnia, è una delle redattrici di anime e manga su Stay Nerd, quindi ovviamente quando riesco ho proprio piacere di ricoinvolgerla anche qua sul podcast, esatto. E tra l'altro aspettatevi dei contenuti interessanti da parte sua, di articoli su Stay Nerd per il mese di maggio, perché per chi ci ascolta adesso questa puntata comunque esce all'inizio di maggio e maggio sappiamo, facciamo giusto un piccolo spoiler, c'è la giornata internazionale contro l'omobitransfobia e insomma ci sono dei contenuti a cui tengo particolarmente che abbiamo in programma e quindi Laura è ovviamente coinvolta, perciò intanto già vi butto sta cosa. E poi sempre a proposito, esatto, anche un po' giugno. E poi a proposito sempre di articoli, la puntata di oggi in realtà nasce un pochino dal fatto che su Stay Nerd abbiamo un po' già da tanto tempo l'abitudine di parlare di nostalgia, semplicemente. Abbiamo fatto già un sacco di articoli. Esatto, e abbiamo un redattore in particolare, tra l'altro, molto improntato per questi articoli e quindi vi invito a recuperare anche quelli e, se magari ci ascolta lo saluto, ciao Leone e per esempio lo scorso mese abbiamo parlato di Beyblade e è stato meraviglioso che esatto. Ha fatto furore in redazione. Esatto, è stato un titolo che proprio ha vinto il premio per il miglior articolo del mese, già solo così, non serviva manco leggerlo, e quindi spero già solo questo vi incuriosisca, però penso che Beyblade, insomma, è familiare con l'anime che veniva trasmesso su Mediaset. Tu lo seguivi, per esempio? Allora sì, non sono tanto, come dire, familiare, non mi ricordo benissimo le varie stagioni di Beyblade, però... È vero, ce n'erano diverse, sì. Ne hanno fatte tantissime, come per qualsiasi... come per Pokémon anche. Sì, Però quella classica con Beyblade, quello del protagonista che aveva tipo il drago... Sì, Dragoon, sì. Ok, qua vedo che sono io quella forse, perché era un po' più fissata, perché appunto per finire di introdurre l'argomento vogliamo parlare un po' degli anime della nostra infanzia, quelli che ci hanno più colpito. E allora io ho voluto lanciare con Beyblade proprio perché ne abbiamo parlato di recente in Stay Nerd. E sì, praticamente per chi non lo conoscesse, non si ricordasse, era questo anime, ovviamente basato su un manga a sua volta, che racconta di questo sport, perché alla fine è considerato uno sport nel mondo del manga, di trottole, le trottole che venivano lanciate con sti cosi tipo a strappo. E c'era appunto il protagonista che aveva questa trottola con racchiuso lo spirito di questo drago, Dragoon, sì. E poi perché non era l'unico. Che, come qualsiasi anime con dei giocattoli o comunque di questo genere giapponese, non sono dei giocattoli normali come no, non esatto. La bici o anche in generale, no. Cioè, racchiuso dentro ci deve essere un elemento, un animale fantastico. Esatto, sì. E infatti, ora solamente che sono, diciamo, adulta e ho studiato, mi rendo conto che proprio, sì, gli animali contenuti, animali bestie sacre, contenuti nelle trottole in Beyblade, sono effettivamente le bestie sacre, diciamo,
sì, anche poi tipo dei punti cardinali, quindi oltre al drago c'è la fenice sostanzialmente, la tigre bianca, esattamente, e poi la tartaruga. E queste sono proprio le quattro bestie sacre che venivano però quindi racchiuse nelle trottole dei protagonisti che formeranno questa squadra sportiva per iniziare a gareggiare con i Beyblade, appunto. E poi vabbè, in realtà sotto c'era una sottotrama particolare che ovviamente rendeva il tutto più a livello mondiale addirittura. I tornei, perché possono mai mancare i tornei negli shonen, ovviamente. Esatto, è vero, è vero. E mi ricordo, visto che appunto vogliamo collegare un po' queste cose alla nostra infanzia in particolare, quindi io racconterò dei miei aneddoti, ma anche Laura farà lo stesso. Per quanto riguarda Beyblade, vabbè, io avevo le trottole, ovviamente. E un ricordo che ho legato a questo anime è che, vabbè, intanto ho avuto forse uno o due diari scolastici, che una volta era proprio tipico, no, avere gli accessori di scuola con gli anime del momento, tutti tipo di giochi preziosi. e mi ricordo anche che c'è stato un periodo che, vabbè, appunto erano quasi tutta la mia classe fissata, quindi anche altri miei compagni avevano le trottole e le portavamo a scuola per giocare assieme. Io con i miei migliori amici avevamo fatto il gruppo, quindi anche tipo... Squadra. Sì, classico, eravamo in quattro e tipo, siccome tra i protagonisti non c'erano ragazze, comunque la mia amica, lei faceva il protagonista Takao. Poi c'erano altri due miei amici. Si chiamava. Esatto, poi c'erano altri due miei amici che facevano Max e Ray, e io invece facevo Ok, perché quello con i segni blu. Sì, è ovviamente il segno del gruppo. Esatto, cioè proprio già così è abbastanza, diciamo che si capisce che ero abbastanza prevedibile. E non solo questo, mi ricordo che talmente in classe eravamo fissati che c'è stata un'attività che ci avevano fatto fare le mie insegnanti, in particolare quella di italiano, di tipo creazione di un giornalino della classe, l'unico numero mai fatto ovviamente, però credo che fosse per via dell'aver studiato magari in quel periodo appunto i vari tipi di comunicazione, come anche quella giornalistica. E allora ci aveva fatto mettere lì a scrivere tipo i nostri articoli su qualcosa che ci piaceva all'epoca, e tipo qualcuno di noi, tipo forse a quattro mani così, aveva scritto l'articolo sui Beyblade con tanto di disegno fatto da noi, quindi artisti. Bellissimo, perché cioè, per me è un bel ricordo a prescindere, sia perché è legato a questo anime, a questo giocattolo, sia perché ovviamente per la scuola come bel ricordo, ma poi mi viene da pensare adesso, cavoli, sembra quasi una tutto un precursore di quello che faccio ora, appunto. Ecco, vedi te il destino. Che poi, allora, a parte che adesso Beyblade, almeno non so te, ma io non ne sento più parlare, ma è proprio zero. No, nonostante sia stato un fenomeno di massa, e almeno quando noi eravamo più piccine, però adesso zero, mentre brand come magari Yu-Gi-Oh, che è un qualcosa di simile, Yu-Gi-Oh, invece hanno resistito bene. Ma poi adesso mi sorge una domanda: di anime come questi, come può essere appunto Yu-Gi-Oh, come Beyblade eccetera, che sono fondamentalmente prodotti d'animazione fatti per pubblicizzare un giocattolo, come appunto, perché poi tu il Beyblade, le carte di Yu-Gi-Oh! Eccetera, te le potevi comprare. Sì, era esatto, quello lo scopo di tutta la pappardella. Quindi adesso mi giunge la domanda: siccome tu prima hai detto che l'anime di Beyblade era basato sul manga, qua c'è una domanda della serie: viene prima l'uovo o la gallina? Quindi viene prima il giocattolo, il manga, l'anime di Beyblade, sai qualcosa? Bella domanda. Allora, non lo so, ma provo un'ipotesi, tento di fare un'ipotesi, cioè che per come sappiamo e abbiamo già raccontato in qualche puntata fa, dove parliamo
della nascita dei manga a livello proprio editoriale. Appunto questi nascono nel momento in cui un mangaka, no, fa la sua proposta alla casa editrice, la casa editrice in qualche modo vede del potenziale. Secondo me in questo caso è successo così, quindi l'iter normale, e però il potenziale è stato visto proprio per il fatto che era anche molto semplice pensare ad un merchandising. Quindi è stata una cosa fatta di pari passo. Può darsi di sì, secondo me sì, perché comunque per come lo vediamo con altri anime che sempre appartengono alla nostra infanzia e anche a quella di qualcuno un po' prima di noi, come Sailor Moon banalmente, che ancora oggi sono uscite millanta ristampe e i nuovi film, il nuovo anime con la nuova grafica. Ecco, se sopravvivono questi con però del merchandise, diciamo, molto vario e generico, perché vabbè, al massimo di Sailor Moon che fa gli scettri, no? o dei portachiavi, le figure, sì, però capito, nel senso invece il Beyblade, cioè nasceva proprio... Beh no, perché... aspetta, in realtà ci sono gli scettri, poi ci sono anche tutte le cosine che loro utilizzano. Le spille, ad esempio, spille. Forse. Però appunto c'è, cioè, il Beyblade, come dire, lo utilizzi effettivamente proprio come nell'anime, no? Mentre invece ovviamente non puoi diventare una Majoko, peccato, perché credo che entrambe abbiamo avuto questa cosa. Quando mi hai detto, no, faremo un podcast così un po' più tranquillo, ma magari fai una riflessione su quali sono stati gli anime più importanti della tua infanzia. Allora, intanto ho avuto una realizzazione. Io, essendo, cioè, ho comunque anime sì che mi hanno colpito, che mi hanno trasformato in qualche modo, ma ho notato che, cioè, sono anche proprio tantissimi cartoni occidentali, tra cui anche svariati italiani, tra cui, vabbè, a parte, vabbè, il cartone delle Winx, le Winx sono onnipresenti, io le detesto, ma possiamo vedere... possiamo vederlo come un Majoko, perché alla fine è quello che è. Sì, è quello. E sì. Invece dal lato un po' più scioneggiante, se vogliamo vederla in questa maniera, ho un piccolo aneddoto. Vai. Perché uno dei miei cartoni che mi ha, insomma, non preferiti o comunque così, era un cartone che si chiamava Hantik. Oddio, l'ho già sentito, ok. Tra l'altro prodotto dallo studio Rainbow, quindi sempre produzione italiana. Italiana, sì. Esatto. E io quando ho trovato questo, il primo episodio, quando l'ho visto completamente per caso, mi è sembrato molto molto familiare. E insomma ho scoperto che era, che io avevo il libro e l'avevo letto, il libro di Hantik, che tra l'altro ce l'ho ancora qua, eccolo là. Infatti, e praticamente hanno tratto il libro dal cartone animato, stavo per dire anime, ma non è un anime. Quindi sì, ed è fondamentalmente uno shonen misto anche a cose come Beyblade o Yu-Gi-Oh!, perché parla di questi cercatori che, anzi, una cosa anche tipo Pokémon, perché hanno questi amuleti dove sono, diciamo, tenuti dentro dei mostri, a volte anche mitologici, eccetera, e vanno, questi amuleti si trovano tipo nelle rovine, quindi c'è un po' anche questo elemento all'Indiana Jones, eccetera, e mi fa un po' strano realizzare che dal lato, come dire, giapponese di shonen, io nella mia vita sì, ne ho guardati anche da piccina, ma non mi hanno segnato, cioè io ho guardato il Dragon Ball o come può essere anche One Piece, che adesso per me One Piece è tipo la mia ragione di vita, ma quando lo davano su Mediaset con le maledettissime repliche di Italia 1, mamma che io quella saga maledetta di Thriller Bark ce l'ho fino a qua, la voglio mai più vedere nella mia vita, mai più, quando ho fatto il rewatch e il reread di One Piece, ero là così. Andiamo avanti! Vai. è vero. Non ne potevo più, perché ovviamente su Italia 1 compravano tipo i diritti di un pacchetto di episodi alla volta, e allora
e cosa facevano, come disse già Yotobi ai tempi che furono, fanno vedere la saga, poi la ricominciano da capo, poi arrivi di nuovo fino alla fine della saga, aggiungono quei 5 episodi e poi ricominciano da capo. Sì. Fa male, sì, sì. Infatti shonen io non penso di... Sì, un piccolo aneddoto, ma più che un aneddoto è una delle mie figure caprine solite, che quando ero tipo in medie, una cosa di questo genere, medie o comunque inizi superiori, mi ricordo che c'era un ragazzino con cui prendevo l'autobus insieme, non ci conoscevamo, ma io sapevo come si chiamava, e lui sullo zaino c'aveva tutto Dragon Ball, c'aveva anche le spille, eccetera. E io mi ricordo che di Dragon Ball sì, conoscevo un po' i nomi dei personaggi, avevo visto qualche episodio, ma anche lì, tra io che non lo seguivo assiduamente e la Mediaset che sparava episodi un po' a cavolo, mettiamolo così, io non sapevo quasi niente, sapevo concetti astratti a caso. Strano, mi ricordo che un giorno mi sono girata verso la mia amica, reggimi il gioco, e io ho iniziato a parlare ad alta voce di Dragon Ball, sparando di quelle cose che a ripensarci tipo adesso mi viene la pelle d'oca, e ovviamente io cercando di fare colpo su questo ragazzino mi sono inimicata a tutti i maschietti dell'autobus che mi stavano guardando come se stessi bestemmiando ad alta voce, perché stavo dicendo cose tipo che per me Junior era un namecciano, può essere? Beh, Junior è un namecciano. O se non era Junior, Freezer. No, Junior era un namecciano, magari intendevi Freezer, perché forse Freezer, venendo a, insomma, a voler sterminare i namecciani sostanzialmente, forse questa era la cazzata che stavi dicendo. Sì. E io, ma io proprio con la sicurezza in se stesso di chi ci crede, ma proprio con tutto se stesso. Io non è che non dico che mi vantavo, ma stavo dicendo una cosa tipo, ripeto, era una cosa su questo filo di stupidità, stavo dicendo, ma che stupido Vegeta, perché invece di sparare Freezer o Junior o chi per lui, non va direttamente sul pianeta dei Namecha? Una cosa di questo genere. A caso, e io poi... C'era la mia amica che mi guardava così, con gli occhi sbarrati, perché invece lei Dragon Ball lo guardava. Ma che ovviamente io gli ho... ma c'era lui seduto due sedili indietro. Quindi, vabbè, cioè, lei non ha fatto la buona amica da una parte. È stata una buona amica da un punto di vista, ma dall'altro era meglio correggerti. Vabbè, però io devo dire, invece, Dragon Ball, vabbè... in classe mia lo guardava chiunque, quindi tra l'altro una sei cosa... italiano, non puoi non conoscere, esatto, Dragon Ball. Però una cosa strana che mi è successa, sempre all'epoca, insomma, facevo le elementari, mi ricordo che intanto Dragon Ball, ad esempio, per me è stato anche tipo il primo manga che ho tenuto tra le mani, pur non sapendo che fosse un manga, nel senso che era già... Esatto, però cioè, era già un'edizione stampata al contrario, però penso che fosse una delle poche ancora all'epoca, c'era tendenzialmente forse ancora la cosa del specchiare e mettere tutto alla occidentale, però ricordo che siccome l'avevo vista in edicola, mia madre gliel'ho chiesta e me l'aveva comprato questo volume, che tra l'altro c'era appunto... al Satan, se non sbaglio, quindi quando Goku combatte contro il padre di Junior, quindi neanche proprio l'inizio, no? E io, cioè, però non avevo capito che questo fosse comunque venuto prima del cartone che avevo guardato. Io pensavo fosse il contrario, perché in Italia è spesso così, in realtà i cartoni arrivano per primi, diciamo, e poi da quelli viene creato tutta una serie di cose, come appunto gli zaini, le robe di scuola, no? E quindi per me funzionava così, e nonostante tra l'altro nel manga c'era scritto leggilo al contrario, perché questo si legge così, e io non mi ero neanche posta il problema, ho detto ok, e ho iniziato a leggerlo al contrario tranquillamente, tutto questo appunto tipo sui 7-8 anni,
E mi ricordo però in particolare, quindi ero talmente contenta di avercelo questo fumetto, perché comunque ero anche familiare con i fumetti, leggevo Topolino, insomma. E me lo ero portato addirittura in Colonia. Me l'ero portato addirittura in Colonia. Io ho fatto diversi anni queste colonie, ovvero andavo per 2 settimane in vacanza, diciamo, con un sacco di altri bambini, seguiti da degli animatori, quindi lontano dai genitori. No, stavolta partivo per le Dolomiti e niente, sul bus mi metto a rileggere tipo l'ennesima volta la stessa storia, perché non potevo sapere che insomma c'erano altri 20 volumi. Una continuazione. Perché... Esatto. E però me lo leggo e sul bus mi ricordo sto ragazzino con cui poi divento anche amica, che però mi chiede cosa leggo, gli faccio Dragon Ball. E lui che mi dice, ma non è una roba per maschi? E io cioè, proprio con nonchalance gli faccio invece tipo, no, perché anzi nella mia classe lo guardiamo tutti, anche appunto le femmine. Non no? Sapevo di utilizzare genitali per leggere, da domani su Real Time. No, vabbè, voglio dire, da bambini uno non riesce a capire questo tipo di cose, ma poi evidentemente, cioè ora ripensarci, soprattutto con... tutto quello che è avvenuto nel corso di questi ultimi decenni. Ovviamente i pensieri sono cambiati, però mi fa riflettere molto ripensare a questi cose, questi ricordi, perché io avevo comunque un ambiente, non solo familiare, ma anche evidentemente quindi scolastico, eccetera, molto favorevole, dove nessuno veniva giudicato solo perché eri maschio o femmina, che allora dovevi guardarti per forza certe cose, fare solo certe cose, no? Invece si vede che il suo ambiente era invece letteralmente diviso in questa maniera. Quindi è una cosa che riconosco, che anche gli anime che guardavo da bambina, che quindi mi hanno portato dove sono adesso, mi hanno lasciato come cosa positiva, no? Questa assenza di pregiudizio su un prodotto che sì, in Giappone viene targetizzato effettivamente più per le bambine piuttosto che i bambini, se invece si tratta di appunto gli shonen, eccetera, le parole stesse lo sappiamo, io e te l'hai detto anche prima, shonen sarebbe per i maschi e shoujo per le femmine. E però invece per me non è mai stato così, e devo dire neanche per chi mi circondava. Quindi, no, quindi nel citare Dragon Ball mi hai fatto ricordare questa cosa, ed è stata una realizzazione anche per me. È una realizzazione anche che, tra virgolette, siamo state fortunate. Sarà anche che magari i genitori di alcuni non sono super coinvolti in quello che il proprio pargolo o pargola consumano. Quindi magari la sua figlioletta può guardare Dragon Ball dalla mattina alla sera e poi invece, non lo so, il suo figlioletto si guarda Sailor Moon e il papà neanche lo sa, e quindi non arriva neanche proprio a dirgli qualcosa. Però magari ci sono persone che purtroppo a casa o comunque a scuola intorno a loro hanno diversi esempi, diversi insegnamenti. Esatto. Però, per esempio, adesso che mi hai fatto ricordare questa cosa qua, è tutto un rimembrare questo. Sì, esatto. Io mi ricordo che uno dei miei primissimi approcci al manga, come hai detto anche tu, prima ancora di sapere cosa fosse un manga, l'ho avuto con mio cugino, che aveva uno studio nella casa di mia zia, e quindi quando i miei bellamente mi scaricavano da mia zia e da mia nonna, io... per non rompere le balle, venivo messa nello studio di mio cugino, che c'aveva i videogiochi, queste robe qua. Ovviamente i videogiochi non si potevano toccare, ma mio cugino aveva questo mini comodino strapieno di fumetti. E io ho sempre letto Topolino sin da piccola e ho detto, ok, figo, altri fumetti, leggiamoli. E questi fumetti, mio cugino aveva tipo 15 anni più di me, sì, e quindi erano fumetti tanto, tanto pacati, tipo Berserk, Violet, cioè, Jack. Tu puoi dire che Berserk per te era non un anime, ma un fumetto della tua infanzia. Ma ripeto, poi mio cugino, c'erano alcune cose che le aveva tutte in serie, tipo io da piccola, non sapendolo,
a tentativi poi, perché io non capivo, ma che come cazzo si legge questa roba? Perché sì, tutto era il contrario, specchiato. Poi c'erano alcune edizioni di una volta che la mettevano all'italiana invece. Sì, è vero. E quindi, è cioè, vero. E quando capivo, ah, ok, quindi si legge così, magari arrivavo ad un altro fumetto e si leggeva in un altro e non stavo capendo più niente. Però, per esempio, mi sono letta in questa maniera tutta la saga, chiamiamola così, di GTO, compresa anche di Shonan Jonai Gumi o insomma questo genere di cose, e poi appunto Gonagai a pacchi proprio, che mio cugino leggeva cose molto pacate. Per la cronaca, appunto, per chi non conoscesse questi titoli, c'è cioè anche GTO che comunque affronta un argomento come appunto la scuola giapponese e le sue condizioni non proprio delle migliori. Cioè non è roba che da bambini noi potevamo capire, sia perché eravamo piccoli che poi ovviamente per il fattore culturale, cioè era proprio una lettura che secondo me ma io che palesemente di capirla a 10 anni non mi sono fatta neanche una domanda, leggendo GTO e magari c'erano lui che è un pervertito, cioè. Sì, esatto, di lui che tette disegnate, culi con mutandine di pizza, esatto, eccetera. Io sì, okay, sì, no problem. Ma perché forse noi, cioè, è proprio le generazioni attuali che sono state messe sotto una teca di vetro, perché poi in realtà non sono diverse da noi, cioè nel senso, anzi, siamo... Cioè, adesso le generazioni dopo la nostra, che stanno crescendo adesso, sono molto più woke, no? Quindi molto più aperte di mente e senza particolari pregiudizi o preconcetti. E quindi non sono diversi da noi. Però chissà come mai noi, figli anni 90, al più tardi, cioè i nostri genitori ci lasciavano fare quello che volevamo in un certo senso, cioè senza questo controllo. Sarà che anche erano anche per cose tipo il lavoro, questo genere di cose, sì, non avevano il tempo, erano stanchi, mentre magari la generazione di adesso cerca di dare un occhio più di riguardo ai propri figli e a cosa consumano e di conseguenza magari influenzano anche i suddetti figli, insomma. Sì. Non è male essere woke, però bisogna anche un pochino capire che, per esempio, di recente molti stanno riscoprendo Berserk, perché purtroppo Kentaro Miura è venuto a mancare e questo ha provocato, diciamo, il rinascimento, perché no, Berserk è sempre stato spettacolare, però una nuova wave di fan, di lettori, si sono approcciati a questa opera. E ho visto e letto di molti nuovi lettori che non riuscivano ad andare oltre l'estrema violenza di Berserk, la violenza sotto più aspetti, quindi non solo il sangue, il gore, questo genere di violenza, ma purtroppo anche la violenza sessuale. Esatto, sia su donne che uomini. Che ovviamente è una cosa aberrante, ma vederla rappresentata anche ovviamente molto più d'impatto, sì. Però è una cosa della vita, è bruttissimo da dire, e si desidera sempre che non sia così, ma è così. Insomma, il mondo non è solo fiorellini e paratellini verdi, come dice Cesiro, ma va bene. Però comunque non è solo questo, non è che si limita la violenza in Berserk a dire ce la metto perché c'è anche nel mondo vero. Non è solo così, è proprio un'esplorazione della psiche. Sì, dell'essere umano, proprio. Sì, quindi fermarsi solo alla violenza, a dire hai disegnato questa scena di violenza carnale solo per disegnarla, per il gusto di vedere, insomma, una cosa di questo genere. Ecco, questo forse, ecco, magari si pecca un pochino di profondità di lettura. Certo, o di comprensione, a volte anche di andare un po' oltre a quello che c'è davanti. No, ma infatti perché comunque... Li capisco io un pochino queste persone, perché essendo che Berserk io
purtroppo non capendo, non sapendo, l'ho letto da bambina, ho provato in età adulta a rileggerlo, ma c'erano alcune cose che proprio mi frenavano, perché da piccola mi avevano colpita in maniera particolare, perché è forte anche per un adulto Berserk da leggere. Certo. Quindi un pochino io lo capisco il fattore traumatico di leggere un prodotto di questo tipo, ma insomma si dovrebbe fare un passettino più in là, ecco. No, sì, che diciamo i target ovviamente in realtà quelli giapponesi, poi in particolare, che ora più o meno chi compra manga conosce, esistono effettivamente anche per questo, ovviamente, no? Per indirizzare un pubblico che sappia cosa va incontro. Dopodiché non significa che, siccome è fatto per quel pubblico in particolare, allora tu non puoi leggerlo perché appartiene a un altro target. Quindi è questo che ancora bisogna farci del lavoro sopra, anche qua in Italia, perché sì, ormai si sta espandendo a macchia d'olio il manga, sta crescendo esponenzialmente, io me ne rendo conto andando adesso nelle librerie, no? Che ormai ci sono scaffali interi dedicati al manga, e nelle librerie purtroppo però non ci sono librai competenti, sì, e quindi già non sarebbero in grado quindi di suggerire nulla. Se in più, appunto, anche solo un po' così, non capiscono che quei target sono solo indicativi, sì, appunto, si rimane ancora un po' indietro nella comprensione dopo. Indicativi, se posso permettermi, fino ad un certo punto, perché, per esempio, Berserk è un seinen, e questo non vuol dire che lo possono leggere solo persone adulte, no, certo, di sesso maschile, sì, assolutamente, esatto, ma piuttosto che per la comprensione al meglio di quel prodotto è preferibile, è necessario essere una persona adulta, perché magari, certo, un adolescente che si approccia a Berserk può benissimo comprenderlo, nessuno dice di no, ma magari molte volte non si hanno gli strumenti per comprenderlo, e magari appunto si traduce il tutto dicendo le botte, le zinne, il sangue, e si finisce là. Sì, mentre magari, sì, ecco. Però a proposito di target, quando tu mi hai detto controlla, ho notato, come ho detto prima, non solo di avere, ma proprio una carrettata di Majocco che mi porto nel cuore, e, cioè, conoscendomi uno non lo direbbe che mai. Smooth questo passaggio da Berserk alle Majocco, Fanart di Gatsu con il tutù di Princess Tutu. Adesso, domani lo voglio. No, scherzo. No, comunque sì, che paraculata assurda. Ma che un sacco di questi Majocco, o comunque show che mi sono portata nel cuore, in realtà sono per un target molto più basso, cioè sono infantile, quasi di Kodomo. Sì. Sì, tipo, Majocco che mi vengono in mente possono essere, vabbè, a parte le Miu Miu, che lo ripeto da qui fino alla morte, Miumina, best Miumiu, fight me on that. Vabbè, ne hai parlato, perché anche questo è un altro dei 1000 articoli che abbiamo fatto nostalgia, quindi trovate anche un approfondimento sulle Miumiu a riguardo. Sì, ma non so te, ci sono tanti di quei Majocco che hanno portato in Italia perché erano un perfetto intrattenimento per le bambine, le piazzavano lì con la tazza, sì, di cereali a colazione, Rai 2 magari, che di solito o anche al pomeriggio là, comunque, con la mela, sì, e magari c'erano, io adesso mi ricordo, Shugo Chara. Ah sì, per me, okay, Shugo Chara è arrivato però un po' dopo, nel senso ero già un pochino più grandicella e ho il manga, quindi comunque. Sugar Rune, sì, assolutamente, anche quello Sugar. Sì, quello. Che anche là Cristina D'Avena, secondo me ha giocato un ruolo importantissimo. Cioè, quella sigla, la sigla di Sugar Rune, te la butto sta chicca, perché l'ho scoperta anche io qualche anno fa, non è di Cristina D'Avena, la voce in realtà si sente che non è lei. Ma chi sono quelle che cantano? Penso. Sono due tipe, di cui una sicuramente è anche una che ha dato la voce per le canzoni di Mermaid Melody. Oddio! Perché anche la Mermaid Melody?
Esatto, tra l'altro, e anche di quello ho fatto io un articolo. Quindi veramente vi abbiamo coperto un sacco di robe già se volete recuperarle, ma di Mermaid Melody io appunto ero a Rimini Comics qualche anno fa e c'erano state proprio le tre tipe che hanno dato la voce a, in particolare, Lucia, Hanon e Rina. E quindi io ho assistito al concerto, diciamo, che facevano con le canzoni di Mermaid Melody. Quindi io sotto al palco, Oddio. proprio così a cantare Assoluto Amore di Sara, queste qua, Dolce Melodia, queste qui. Perché appunto mi sembrava di Dei ritornare. flashback di guerra mi stai causando. Perché mi sembrava di tornare poi, Ma e appunto, le se parlo. cattive? Il concerto delle cattive di Mermaid Quelle Melody, niente? no, purtroppo, perché ovviamente erano le cattive, quindi comunque, tra l'altro le cantanti erano anche in Discriminazione. cosplay, quindi proprio di Lucia, Hanon e Rina. Sì, Ti prego, si dimmi che è una chiamavano, foto. oddio, forse No, qualcosa, non, forse anche. su Instagram al massimo, in qualche storia vecchia magari le ho messe, non mi ricordo onestamente, però erano state a Rimini Comics, si chiamavano Cosplay Singer e credo che si trovino ancora su Instagram con il loro profilo, però non sono particolarmente attive, anzi, però ho questo bel ricordo anche sì delle Mermaid Melody perché poi ho potuto vedere da più grande le cantanti. E poi a proposito di Maggiocco sempre. Un'altra cosa a cui sono affezionata è che, cioè, alla fine volevo poi approfondire, fare un piccolo contenuto anche per il mio Instagram a riguardo, perché mia madre sempre, in particolare, è stata, credo, quella che ha influenzato un pochino questa passione per il Giappone e i cartoni, perché l'ha sempre secondata più che altro. E quindi per me i Maggiocco dell'infanzia erano fondamentalmente, direi, a parte Sailor Moon, che però ero ancora un po' più piccola, quindi non lo avevo mai ben guardato bene, anche se avevo la bambola di Sailor Jupiter e il costume di carnevale di Sailor Moon. E questo l'ho recuperato da adulta. Quelli che più mi erano piaciuti poi erano Cardcaptor Sakura, Oh. di cui anche lì avevo bambola e costume sempre di carnevale con lo scettro e tutto, e persino la carta. E tra l'altro qua sulla scrivania, sempre a quel famoso Rimini, tra l'altro Rimini Comics delle Cosplay Singer, ho comprato tipo il I mazzo di tarocchi. carte, esatto, perché tra l'altro anche qua. Proprio Laura, sempre gli ho fatto scrivere un articolo su Cardcaptor Sakura, e quindi, cioè, nel senso, ve li sto dicendo E non tutti questi sono veramente tarocchi, veramente tarocchi, è ok. vero, però nel senso sono queste qua, sono tra l'altro le card proprio quelle già diciamo col nome di Sakura sotto, no? Perché lei ad una Ah, ok. certa deve far le sue. E quindi niente, ve le mostravo perché comunque sono carine, per Ma quanto vabbè. siano una cinesata, perché è tutto in cinese, tra l'altro, quindi ho dovuto cercare online una traduzione Regolare. per capire come magari provare a La scritta leggerle. Shaoran, la scatola. Esatto. E quindi sono affezionata a questo, dicevo, e a Magica Doremi. E anche lì avevo il costume di carnevale. Non so perché a carnevale, ecco, vedi, io amavo vestirmi da Maggiocco e quindi anche Doremi avevo questo il costume, però purtroppo senza il vero coso che di solito poi ci hanno incastrato qua, no? Con le note, eccetera. Però comunque col cappello che aveva anche i suoi codini grossi qua così. E quindi le Maggiocco anche a me hanno influenzato tantissimo. E a te che cosa in particolare? Forse, non so, le Pretty Cure? A me, allora, sicuramente c'entra il fatto che c'è l'elemento della magia che a me è sempre piaciuto. Io sono sempre stata una Sì. più da magia piuttosto che da scienza, quindi io adoro il Anch'io. fantasy, la fantascienza.
Quindi c'è sempre stato questo. Spero poi che c'era... non ci sentano i nostri colleghi Angela e Andrea del podcast Reading Wildlife, perché loro parlano solo di fantascienza quasi, no scherzo. Arrivo. Però no, vai pure avanti. E, così. Poi una cosa che piace tantissimo a me nello specifico è quando in generale proprio c'è una performance di che può essere danza o comunque il movimento con la musica. Quindi okay. Quando c'erano tutte le scene animate di queste che si trasformavano, io perdevo la testa. Capisco, in sì. generale, cioè, me le imparavo a memoria, tipo le Mew Mew, per esempio, tornando sempre su di loro. Io ci provavo e io mi ricordo, mi ricordo che non mi veniva quella di Mina, perché Mina nella storia è una ballerina. Sì. E faceva una mossa che era una specie di sforbiciata all'indietro. Io mi ricordo che per imitarla mi stavo spaccando la testa, ma ai tempi io facevo ginnastica ritmica e quindi ah, io, dai. Arrabbiata come una faina, sono andata dalla mia istruttrice e le ho spiegato per filo e per segno cosa stavo cercando di fare. Mi insegni come si fa, maestra? E lei mi ha guardata, mi fa, ma come così? E ci ha provato, no? Come dire, dalle sì. mie istruzioni, ed è venuta una roba sì più o meno, e ha detto, sì sì, una cosa tipo quella, e lei mi fa, guarda, io sono l'istruttrice e mi stavo ammazzando, quindi sicuramente è difficile che riesca a farlo tu, quindi bellissimo, grazie Roberta, grazie, 10 anni dopo ti ringrazio per la pazienza. Per averti salvato la vita forse anche. Sì, perché cioè, almeno mi ha detto, guarda, non è possibile non ci provare, perché altrimenti mi trovavano con il collo spezzato in camera mia. Cavoli, ma, anche, ma tutti, ma anche, oddio, Killary, te la ricordi Killary? La conosco, avevo iniziato a comprarne anche mio il manga. Via di testa. Per le canzoni, cioè io sì, mi le canzoni vero, quella, me la guardavo anche, me le andavo su YouTube a cercare, me le scaricavo quelle, le Mermaid Melody, va bene, e, ma e le, anche le Pretty Cure ci stanno 70 miliardi di stagioni, tantissimi, io non le ho mai viste per questo. Io specialmente quella, la stagione di Yes Pretty Cure 5 e Yes Pretty Cure 5 Go Go, perché è stato talmente bello che hanno fatto una seconda stagione di quel gruppo okay. di Pretty Cure. Ecco, io c'ero cioè, come una scema che facevo finta di avere il loro cosino al polso e di trasformarmi. E bellissimo. Questa cosa mi è rimasta, che ancora adesso mi piacciono in particolare le canzoni con un qualche tipo di performance, che non lo so, forse danno più... enfasi, forse mi piace per quello. Può essere, sì, sicuramente. Non lo so, forse per quello che mi piace. Però vedi quanto ci hanno effettivamente influenzato poi anche nel futuro tutte queste cose, perché cioè, uno dice, ah, sono solo cartoni, no? Comunque, cioè, è solo una roba di intrattenimento che guardi la TV, poi la spegni, è morta lì, e invece ti trasmettono tantissima roba, non solo magari a livello un po' educativo e di valori, però anche solo queste cose qua di... diciamo preferenze dopo, no? Io sì. se ci penso, in effetti mi piacevano delle Majocco quasi sempre quelle di colore viola, quindi se penso a Doremi mi piaceva Lullaby, se penso alle Mew Mew mi piaceva Pam, e sono entrambe viola, quindi cioè, è stupido, però mi rendo conto che davvero erano le mie preferite. Poi vabbè, ovviamente ci sono le eccezioni, però anche solo questa cosa è carina da osservare. E poi lancio un'ultima cosa, sempre perché dovrebbe arrivare a maggio un altro articolo a riguardo. Un altro che influenzava tantissimo me, la mia classe di cartone, è stato Hamtaro. Oddio, ti prego, io so già cosa stai per dire. Perché praticamente Hamtaro, cioè nel senso è strano come anime rispetto a quelli che abbiamo citato, perché era, questo è effettivamente un kodomo, si rivolgeva comunque a un pubblico molto giovane, con sta ragazzina e i compagni, praticamente tutti che avevano tutti i criceti, il criceto era l'animale domestico più diffuso evidentemente, in zona soprattutto di questa di dove abitava sta ragazzina, e c'erano appunto tantissimi criceti tutti diversi, no? Con le loro personalità, eccetera,
tutti con un segno zodiacale. E cioè, mi ricordo plagiati, secondo sì. me se tipo tu metti in una stanza delle persone e fai tipo hai presente quelle challenge dove fanno partire sì. un secondo di canzone e tu devi indovinare il resto, le faccio con metti mio amoroso, Cristina D'Avena quindi... sì, ecco sì, sì. qualsiasi cosa tutti con noi, noi saremmo sì assolutamente prontissimi. E di quello mi ricordo che comunque anche quello lì era cioè principalmente educativo, nel senso che comunque da ogni puntata volevi cioè volevano farti avere una morale o un insegnamento, quindi comunque di per sé era sì, giusto, un cartone molto per bambini. Esatto, ed era un cartone molto carino, comunque un po' un successore di altri cartoni Kodomo come potevano essere tipo Doraemon, che era molto più vecchio, ah, e però anche Doraemon voleva essere educativo, no? Portando l'esempio un po' negativo inizialmente di Nobita, che poi però imparava dai suoi errori insieme a Doraemon. Ecco, cosa non fare? Esatto, non fare Nobita. Però invece Amtaro voleva essere molto più dolce come atmosfera. Sì, molto più kawaii anche. Sì, assolutamente. E però ovviamente noi alle elementari coglievamo di più il fatto che appunto c'erano tante personalità diverse. Criceti. Quindi anche lì, esatto, anche lì eravamo ognuno, tu fai questo, tu fai questo. E mi ricordo che era proprio quello che più aveva coinvolto quasi tutta la classe, perché comunque era una classe un po' che solo nel corso degli anni si è unita sempre di più, e proprio negli ultimi anni, tipo quarta, quinta, mi ricordo che con Amtaro ognuno, quasi tutta la classe, ed eravamo almeno una ventina, 18-20, aveva ciascuno il suo criceto, insomma, cioè ciascuno di noi interpretava qualcuno. E tu quale sei? Io ero tigra. Oh, che carina tigra. Sì, avevo uno dei miei migliori amici che invece era tigro, quindi comunque eravamo anche i fratelli, insomma. Ah, ok. E la cosa più assurda, scusa. No, tranquilla, però la cosa più assurda che ricordo è che ad una certa ci eravamo fissati e cercavamo di costruire la clubhouse nel giardinetto della scuola alla base di sto albero che era una quercia gigante, e tipo, cioè, ci mettevamo a piantare bastoni e a mettere pezzi di cattiveria. Cartone. Sì, e a mettere pezzi di cartone che dovevano fungere da muro, no? E ci avevamo sto progetto in testa che architettonico che doveva essere laurea una cosa... in edilizia ad onore. Esatto. Così poi edilizia abusiva, perché vabbè, però siamo in Italia. Però insomma è un'altra cosa a cui ero, cioè, a cui sono affezionata come ricordo, perché univa proprio la classe, sistematicamente eravamo in tanti sotto questo albero a fingere di essere criceti, e il gioco non finiva nel momento in cui si tornava in classe, cioè nel senso lì ancora ci arrampicavamo sulle scale facendo mm-hmm. i versetti dei criceti. Dimostra, quindi, fai un esempio. Tipi, 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 tipi. Perché facevano così, tipi, tipi, tipi. Ed era, cioè, nel senso, sono quelle robe che mi sono rimaste e che credo anche, insomma, per andare verso un pochino la conclusione, mi hanno continuato a far appassionare le storie che raccontano gli anime, no? Non so sì. per te se è lo stesso, ma... No, no, assolutamente, sono della stessa idea, anche perché ci sono dei alcuni di questi anime che magari non è che mi hanno segnata a livello di storia o personaggi in genere, però magari c'era quel personaggio nello specifico in cui io mi rivedevo un sacco, e mi ricordo che a volte per dei periodi, come adesso i giovani d'oggi, senti, madonna, senti che boomer, i giovani d'oggi lo chiamano tipo Kin, se non sbaglio, che tipo okay, sei sì. quel personaggio, sì. E io mi ricordo che per un periodo io kinnavo, se si dice così, Rossana, di Kodomo no Mancia, ah, Rossana, okay. il giocattolo dei bambini, sì. perché sì. io per determinati momenti della mia vita in classe ero una cagacazzo allucinante, quindi ero quella che... da prendere a schiaffi, no? Perché tipo la classe... Io, vabbè, sempre stata in classi casiniste, ed ero quella che faceva shh! A volte battevo anche sul banco, cioè un po' di ragione ah, ce l'avevo, volevi... non dico di no. Volevo portare ordine.
Sì, e io mi ricordo che quando ho visto Rossana per la prima volta con la sigla dove c'è lei che letteralmente deve difendere la maestra da questa classe di Davvero? demoni scatenati, con lei che proprio tipo va là, è È spaventata da vero. niente e nessuno, andava contro i maschi, si azzuffava, eccetera. Sono io, È sono vero, io, sono capisco io. perché allora posso dire anche io che chinavo. Spero che questo sia il Adesso termine che magari si ci usa oggi. arriveranno la Stiamo generazione facendo XYZ esatto. sotto nei commenti. Però ecco, un personaggio allora in cui mi identificavo in maniera molto simile per me era Arale. Ale, tu Sì. sarà che adesso ti ho conosciuta da grande, quindi da piccola non però, cioè ti vedo ma no. Perché Cosa, di cosa di Arale? allora, l'energia probabilmente, perché Ah. io ricordo anche le mie maestre, magari io mi ero trasferita, tra l'altro, di scuola dopo la prima elementare in un'altra scuola, quindi dalla seconda in poi ho fatto sempre la stessa, però queste maestre quindi al primo anno che mi incontrano, non, cioè devono inquadrarti, capire che tipo di bambino sei. E io all'inizio, ovviamente non conoscendo nessuno, ero anche abbastanza tranquilla, no? Poi nel E poi. corso dell'anno, ovviamente, mi sono rivelata comunque socievolissima, chiacchierona, e quindi nella mia pagella c'era scritto sempre che è bravissima e tutto, ottimi voti, studia brava e va d'accordo con tutti, ma chiacchiera tanto. E quindi comunque... Quanto avevi in comportamento? Beh, no, sempre almeno il 9, poi dipendeva appunto. Se chiacchieravo troppo non volevano darmi il 10 per quello solo, però al massimo se no avevo il distinto, anzi, perché distinto e ottimo c'erano ancora Tu come ti rendi conto votazioni. quanto sia malata come concetto proprio Il avere un dare il voto voto del nel comportamento, comportamento? eh sì, soprattutto basandosi un po', diciamo, su questi dettagli che comunque c'è. Io anche al liceo, per dire. Ho avuto sempre 9 in condotta solamente perché magari venivo richiamata di tanto in tanto perché con le amiche si chiacchierava durante la lezione, però niente di che, no? Cioè, eppure, pur di non darti sto 10, no? Però insomma, anche alle elementari ero così comunque energica e si correva dappertutto. Io ero poi una che, come anche un po' da adulta, sono molto migliorata in realtà, ma ero una che inciampava molto e si sbucciava in continuazione le ginocchia, eccetera. Quindi, comunque, però, era una quindi, che correva dappertutto e un po' come Arale che insomma gira per questo villaggio pinguino per fare nuove conoscenze, esplorare, imparare perché Arale nasce come robot, cioè, anzi, sì, tipo cyborg, no, androide. Boo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di artificiale, ecco, costruito dal dottor Slump. E tra l'altro, esatto, per chi non lo sapesse, ma l'autore di dottor Slump e Arale è lo stesso di Dragon Ball, tra l'altro, Akira Toriyama, quindi Che se non sbaglio ecco. hanno fatto anche un crossover, Può sono essere, abbastanza sì, sicura. Goku magari compaiono i personaggi di Arale in Dragon Ball, perché Arale da è molto piccolo che piratino. interagiva con Arale, ho avuto questo Può flash essere. all'improvviso. Può essere perché anche io non mi ricordo dettagliatamente, ma è possibilissimo perché Arale appunto è precedente. E niente, mi ci rivedevo e tanto per richiamare anche quello che ho detto prima, Arale c'è un momento in cui hai i capelli marroni, ma un altro in cui hai i capelli viola. Ok. Quindi mi piaceva anche per questo, perché aveva i capelli viola Ah. e poi Mamma, cosa aveva gli fanno i capelli occhiali. viola? Cavoli, avrei voluto farlo già da diversi anni. Poi aveva gli occhialoni anche lei e proprio sì, era sempre entusiasta di fare qualcosa di nuovo e anche io da bambina ero sempre molto curiosa e appunto vogliosa di conoscere tutto. E quindi ecco, questa è Sì. l'ennesima dimostrazione dell'influenza degli anime che hanno anche già dall'infanzia, quindi giusto perché abbiamo detto tipo tu hai letto Berserk da bambina, eccetera, però in realtà se c'è qualche Non genitore sapendo. all'ascolto, no, infatti, se c'è qualche genitore all'ascolto, però invito a incoraggiare comunque, magari appunto guidando piuttosto,
la lettura di manga, visto che ora sono molto diffusi, o altrimenti la visione almeno dei cartoni, se rimangono, sì, beh, comunque su tipo Italia 2, credo, comunque vengano ancora trasmessi, o sì, altri qualcosa, canali dedicati, ecco. Invito comunque la possibilità di guardarli insieme ai propri figli. Sì. Nel momento un invito in cui proprio avranno... dal cuore. Sì. Coinvolgete voi stessi anche a forza, ma non mi piace, ma è roba per bambini, lo so, però fate questo sforzo, vi assicuro che per vostro figlio, vostra figlia, significherà tanto. Sì, già sia per la sua personalità e poi esatto potreste sì, anche capire per... tanto di vostro figlio da ciò che consuma a livello proprio di intrattenimento. E poi ricordatevi che comunque sono prodotti per bambini, ma sono stati creati da adulti. Non è che sono i bambini lì a 19 ore al giorno sottopagati in Giappone. Per gli anni. No, gli in anime. Giappone direi di no. Almeno quindi quello. Ci sono delle cose che magari possono essere capite solo da un adulto. Magari o girano tanto di recente le compilation di doppi sensi. In prodotti d'animazione per bambini, magari vi fate una risata anche voi, ma soprattutto passate un pochino di tempo con vostro figlio. Brava, perché era esatto l'ultima cosa che avrei detto pure io, cioè oltre a capire la sua personalità, semplicemente ci state assieme, e invece soprattutto anche poi, cioè, di mollarlo lì davanti alla TV solo per tenerli buoni, no? Anche perché così non avete neanche la benché minima idea di che cosa consumi vostro figlio, che se vi va bene, niente di male, se vi va male può essere anche... che poi va a sfociare in orde di genitori che dicono che gli anime, i manga, i videogiochi, il satanismo corrompono le giovani menti. Esatto. Ma anche se eviti di lasciare tuo figlio alle 2 di notte su Italia 1, no? Sì, giustamente. No, infatti, cioè, noi siamo state lasciate forse un pochino di più a noi stesse, e devo dire che in generale la generazione per fortuna se l'è cavata. Non si può dire che possa continuare così, perché appunto il mondo cambia e le cose in generale cambiano, quindi approfittatene. Spero che questo episodio sia stato di spunto, perché vabbè, abbiamo citato roba piuttosto vecchia che forse come anime è difficile da trovare, come manga invece possono essere stati già riscoperti, come ho detto prima, Sailor Moon adesso lo trovereste. Se volete facilmente di partenza più universali, Sailor Moon, come ha detto Alessia, se volete magari tu di qualcos'altro di femminile che non sono molto pensata. Cardcaptor Sakura pure. Viene ristampato in questo momento, però ci sono davvero tante robe della nostra infanzia che stanno venendo riportate in cartaceo soprattutto, e alla fine anche dal punto di vista pure del cartaceo, incoraggiate pure questo, proprio la lettura, invece di partire per forza con dei libri. Io comunque da quando ero bambina leggo, esatto, partite comunque dal fumetto, il fumetto ha un grosso potere. Lo dico anche magari facendomi carico di questa responsabilità, lo dico invece della editor di fumetti di Stay Nerd, che però sono sicura sarà d'accordo con noi, appunto i fumetti hanno un grosso ruolo, a parte nella cultura italiana ed europea, ma comunque proprio anche educativa. Hanno questa cosa che davvero possono non solo trasmettere dei valori, ma anche poi appunto servire banalmente come introduzione alla lettura, che poi però non deve essere abbandonata, mi raccomando, nel senso non è che ok, ti ho fatto leggere un po' i fumetti, ora puoi leggere solo romanzi, cioè no, ecco, i fumetti continuate a leggerli. Non abbandonata e neanche forzata, assolutamente. No, esatto. Che una delle cose che odiavo di più era quando ti facevano per forza di cose leggere qualcosa. Sì. In terza media, il Conte di Montecristo. Ah, ok, cioè, Madonna. Che è un libro bellissimo, me ne sono innamorata, ma... No, però, come dire, non è una lettura della terza media, ecco, pure lì torniamo nell'argomento dei target. Perciò, ecco, insomma, informatevi, io spero che
questo episodio di Japan Wildlife sia stato un modo per iniziare ad informarvi. Un tuffo nella nostalgia canaglia. Sì, ma non solo, perché devo dire che è stata una puntata davvero esatto, che come al solito escono fuori cose diverse, molto più profonde, e mi fa sempre piacere anche per questo avere ospiti come te. E quindi ti ringrazio. E faccio lo spam finale, perché ovviamente oltre a i social di Stay Nerd, dove potete trovare sempre tutti gli articoli come quelli che abbiamo citato oggi, ne abbiamo citati un sacco, potete seguire sempre, perché se vi interessano in particolare quelli dedicati al Giappone, ad anime e manga, anche me e Laura nei nostri profili personali. Quindi Laura, tu hai la _ Ciacola, se non sbaglio, giusto? Ciaco_la. Ah, ciacola. Ciacola, sì, perché ciacola, la ciacola. Ecco, sarebbe quella che abbiamo fatto oggi io e te. Esatto, il gioco di parole alla veneta per indicare, sì, delle chiacchiere, che però poi non vuol dire che siano banali, come abbiamo visto. Mentre invece io sono orient_alle94. E orientale. Orientale, esatto. E quindi ci trovate così, anche perché appunto così non vi perdete anche i prossimi episodi di Japan Wildlife. Spero che insomma vi sia piaciuta di nuovo questa puntata e ci vediamo alla prossima. Alla bye prossima. Bye. È stato un piacere. Ciao, grazie. Bye bye.